che un po' mi ha perseguitato durante tutta la scrittura di questo libro, perché la domanda è, poi in realtà, l'arte a cosa serve? Se l'arte può influenzare le persone, se può migliorarle? Personalmente non credo che possa migliorare nessuno. Penso che può aiutarci a vivere forse un po' meglio, può aiutarci a superare dei momenti tragici, ma non credo che poi si cambi l'animo di nessuno con l'arte. Ma detto questo, serve moltissimo a chi l'ascolta perché è un piacere, quindi magari è un'occasione di ripensare a tante cose. Io non lo so cosa sia passato nella testa di Stalin ascoltando questo concerto di Mozart e in particolare quello che lo fece piangere, l'Adagio. So che ha altre, la musica, cioè, so che per esempio Hitler si commuoveva sentendo la settima di Bruckner. So che quando Furtwängler diresse la nona di Beethoven, davanti a lui c'erano Goebbels, Hitler, Himmler, erano tutti con le lacrime agli occhi. So che un regista come Kubrick ha usato appunto la marcetta della nona per illustrare alcune delle più efferate violenze che il cinema ci ha mostrato. Quindi non è detto che la musica converta nessuno, però è vero che magari può scuotere per alcuni istanti delle certezze, può creare degli sbalestramenti, dei disequilibri che uno non sa più bene forse dov'è, perché com'è che queste lacrime sgorgano? In qualche modo qualcosa ha toccato. Che poi il giorno dopo se ne ricordi è un altro discorso. È anche vero che questo fatto che questo disco sia stato trovato nella sua dacia dove morirà 10 anni dopo questo concerto fa pensare che sia stato un ascolto reiterato per lui, qualcosa che l'ha un po' ossessionato. Quindi chissà, chi può entrare nell'anima delle persone e capire che cosa gli è successo. Però è proprio questo mistero che rende affascinante, il rapporto tra arte e potere, artista e potere. E in particolare credo valga, Vladek l'ha scritto molto bene in un suo articolo qualche settimana fa su Espresso, valga molto il fatto di essere russi, cioè i russi hanno una specie di attrazione fatale per una specie di elegia del male, non so se sia giusto dirlo, però da Dostoevskij, sommo maestro in questo, c'è una voluttà di attrazione, insomma, tra bellezza e male che